Chiara per la sua precisione e anche per questo affresco appunto teorico che ci dà diversi elementi di discussione e appunto dalla teoria alla pratica, almeno ad una prima pratica. La parola adesso va a Lisa Clark, che è dell'associazione, rappresenta l'associazione Beati Costruttori di Pace, che come sapete, non forse Lisa poi non so se vuoi anche fare una breve presentazione dell'associazione, è nata come associazione nel 1997 e diciamo, è molto attiva in Italia e nel mondo, in generale sui temi della pace, ma in realtà nasce anche proprio in maniera anche andando indietro nella storia, da tutta la vicenda di Comiso, in un modo o nell'altro. Quindi oggi in particolare sei nel posto giusto per parlare del tema che forse ti sta in particolare a cuore. E a Lisa chiediamo di capire quale può essere il ruolo dei movimenti, delle associazioni che lavorano per la costruzione di una cultura di pace rispetto in particolare al tema del disarmo nucleare. Grazie. Io mi devo alzare indietro perché il mio microfono è più alto dei vostri. No, quindi anche qui guarda Lisa, così ti puoi stare seduta. No, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Grazie, grazie davvero perché a parte con il sovraccarico della mostra Senza Atomica è raro riuscire a partecipare ad incontri dove si parla proprio di disarmo nucleare. E grazie in particolare a Chiara, a cui devo chiedere pubblicamente scusa perché non sono mai riuscita a scrivere il mio pezzo per l'annuario, probabilmente perché avevo scelto per me stessa, non avevo obbligato Chiara, un tema troppo ambizioso ed è un po' quello di cui voglio parlare oggi. Il tema era quello più storico di analizzare le varie conferenze di riesame del trattato di non proliferazione per arrivare naturalmente all'ottava e di analizzare le posizioni che erano state espresse dai movimenti della società civile internazionale e in che modo questi avevano potuto influenzare poi le decisioni dei governi. Ed era naturalmente troppo vasto, io non ce l'ho fatta a scrivere questa cosa. Però adesso vorrei usare un po' questa formazione che ho, che è come facciamo ad influire sui governi, perché in fondo è bellissimo se noi movimenti di società civile prendiamo le nostre posizioni, scriviamo i nostri documenti bellissimi, ma se poi non ci prendono nemmeno minimamente in considerazione diventa un po' sterile l'esercizio. E partecipando come partecipo io da, cioè, bianchi, perlomeno da una ventina d'anni, alle conferenze di riesame del trattato di non proliferazione, ma anche quando posso ai comitati preparatori che intervengono per 3 dei 4 anni che ci sono tra ogni conferenza di riesame, perché sono a scadenze ogni 5 anni le conferenze di riesame, ho visto come è possibile, senza rinunciare al nostro ideale, al mio ideale perlomeno, ma che è veramente condiviso con tutte le ONG, le associazioni di società civile che partecipano in modo attivo, e cioè quello di arrivare finalmente, quando sono sicura che arriverà prima o poi, ad una convenzione che metta al bando finalmente le armi nucleari, senza rinunciare a questo obiettivo ultimo, come è possibile invece intervenire e promuovere, convincere, far sì che gli stati intraprendano dei passi anche intermedi per perlomeno allontanarci dal baratro o ancora meglio avvicinarci all'obiettivo ultimo. E da questo punto di vista penso che mi converrà parlare dell'Italia in questo momento, perché sono qua, perché vivo qua, perché sono cittadina italiana e perché credo che tutti noi avremmo voglia di sapere che cosa l'Italia fa o non fa
a livello diplomatico, cioè nei consessi delle Nazioni Unite, su questo tema? Beh, prima di tutto, l'ha detto Chiara, è stato già detto, anche in Italia ci sono delle bombe atomiche, eppure lo sappiamo con documenti alla mano dal febbraio del 2005, prima lo sapevamo perché lo sospettavamo, eccetera, ma i documenti del Pentagono ci abbiamo messo le mani sopra nel febbraio del 2005, e quelli non mentono, insomma, abbiamo chiesto l'associazione dei giuristi contro le armi nucleari negli Stati Uniti insieme a IPTW, ai medici per la prevenzione della guerra nucleare, hanno chiesto con la legge statunitense del Freedom of Information, cioè cui bisogna rendere trasparenti alcuni documenti dell'amministrazione, hanno chiesto i documenti, hanno avuto una provata geniale, hanno detto: siccome tutti i documenti sul dispiegamento strategico delle armi, quelle chiaramente sono top secret e non le puoi avere per 30 anni, hanno avuto una trovata geniale, hanno chiesto i documenti per la manutenzione e hanno scoperto che si andava a fare manutenzione regolarmente a Leti e si andava regolarmente a fare manutenzione ad Avignano. Il Dipartimento Nucleare Strategico degli Stati Uniti. Quindi le prove, poi nessun altro le nega, ormai lo nega solo il governo italiano. Però ancora pochi giorni fa anche un'organizzazione seria come l'Archivio Disarmo ha pubblicato, i nostri amici dell'Archivio Disarmo hanno pubblicato una relazione con scritto: in Italia ci sono le armi nucleari e nessuno lo sa. Ma come nessuno le sa? Avevamo già comunque nel 2005, a metà del 2005, avuto la conferma direttamente dall'allora ministro della difesa Martino nel 2005, perché facemmo fare al Senato un'interrogazione sulle armi aeree da Viana, avendo in mano il documento del Pentagono, e Martino fece una lunga risposta in Senato dicendo: ma non è vero, la sua pratica era non confermo e non nego, cioè non mi potete accusare di aver detto una bugia, e quindi ha parlato di fuffa, e alla fine però ha detto, e questo chiaramente non era scritto nel documento che i suoi collaboratori avevano preparato, ha detto: però non capisco, sono lì da 40 anni, non hanno mai dato noia a nessuno, ma perché continuate ad occuparvi? Vabbè, altra conferma del fatto che c'era. Ma quello che veramente credo che abbiamo bisogno di potenziare noi movimenti in Italia per la questione delle armi substrategiche posizionate sul nostro territorio è di capire in che modo possiamo spingere affinché il nostro governo ci consideri come degli interlocutori. Vi sembrerà strano, ma negli altri paesi le organizzazioni che si occupano di disarmo nucleare sono addirittura, spesso, paesi come l'Australia e la Nuova Zelanda invitano l'equivalente di me o di Chiara o di Francesco a loro spese, e li pagano anche l'albergo e li portano alle Nazioni Unite per la conferenza di disarmo, e perché sono considerati un valore della società, avere delle persone che si impegnano anche in modo scientifico, anche in modo serio, ad informarsi, eccetera. In Italia è quasi impossibile anche essere invitati quando ci sono le conferenze alla Farnesina su questi temi. Mi ricordo una volta, 3 anni fa, ce n'era una, veniva anche Hans Blix, eccetera. Io mi sono dannata per 2 giorni a fare telefonate per vedere come potevo trovare un invito per andare alla Farnesina ad ascoltare, non volevo andare a sventolare la bandiera della pace o a dar fastidio, ma mi è stato detto che assolutamente no, lei non è invitata, non c'è l'invito per lei. Stamattina, guardando, volevo riguardare alcuni documenti sulla conferenza della sicurezza di Monaco che si è svolta poche settimane fa, all'inizio di questo mese. Ho trovato, perché ci sono delle cose importanti che dopo, se non finisco tutto il tempo divagando, mi racconto, ma ho trovato che sul sito del governo tedesco che ha organizzato la sicurezza
sicurezza, la conferenza sicurezza di Monaco, dove c'era la Clinton, eccetera, lì prima di tutto erano invitati a parlare anche organizzazioni della società civile. Inoltre tutti gli interventi sono su video e le trascrizioni disponibili sul sito web per chiunque. Ed è così che ho potuto leggere ed ascoltare anche in video la cosa più importante, che era un'iniziativa parallela promossa da un'associazione non governativa che si chiama Globo Zero, arriviamo allo zero armi nucleari, zero globale, un'organizzazione promossa da Gorbaciov, dalla fondazione di Gorbaciov, ma anche da altri, che hanno fatto una proposta insieme a ministri degli esteri e ministri della difesa di amministrazioni precedenti, sia statunitensi che russi, inglesi e tedeschi, la proposta sulla riduzione delle armi nucleari substrategiche statunitensi dall'Europa e contemporaneamente quelle russe, che sono molte di più e che si trovano tutte intorno al confine con i paesi est europei che non sono più da quella parte, ma che sono adesso membri della NATO, e una proposta elaborata congiuntamente. Poi ho ascoltato sempre lì Sam Nunn, che è un ex presidente della Commissione Difesa del Congresso degli Stati Uniti, che da qualche anno si sta molto impegnando, e spero che Federica lo ha seguito molto e ha invitato i suoi collaboratori per illustrare le loro proposte in Italia. E Salman che raccontava di quando lui, da giovane nel 1962, nelle stesse settimane della crisi dei missili a Cuba, era giovanissimo, forse non era nemmeno parlamentare ancora, ma insomma era un giovane che si interessava alla politica, passato per la Germania ed è andato a visitare la base di Rammstein, dove fino a pochi anni fa c'erano ancora le armi nucleari, adesso non ci sono più, a Rammstein sono state rimosse, e a Rammstein parlò con il comandante e alcuni ufficiali statunitensi a Rammstein, e loro gli dissero che loro erano terrorizzati, che non sapevano cosa fare con queste armi nucleari perché avevano un tempo di reazioni di 1 o 2 minuti, 1 o 2 minuti per decidere se sparare i loro missili sull'Unione Sovietica. E da lì Sanan dice che lui ha sempre pensato che la cosa più importante è per intanto di allungare i tempi di reazione. Quindi la proposta che sta venendo fuori, che è sostenuta da tutti gli altri paesi europei che ospitano ancora le armi nucleari, che sono la Germania, Belgio e Olanda, solo l'Italia non ha detto niente, e è appunto questo. Intanto queste armi tattiche che si trovano in Europa vengono portate nei depositi. Se vengono portate nei depositi, evitiamo il rischio di incidenti, evitiamo il rischio tanto sbandierato del terrorismo nucleare, ci può anche essere, evitiamo il rischio di un errore, di sparare per errore, e poi cominciamo a pensare a come andare avanti da lì. In effetti, alla fine della guerra fredda, lo diceva Francesco, erano più di 65.000 le armi nucleari nel mondo. Subito nei primi anni dopo la caduta del muro di Berlino, queste sono cadute vertiginosamente, sono scese a 23.000, alla fine degli anni 90 erano solo 23.000, da allora sono scese adesso a 20.500, non sono più diminuite. Abbiamo bisogno di qualcosa che rimetta in moto il processo intanto della riduzione delle armi nucleari. Poi arriveremo anche alla missione Bando, come speriamo tutti noi. Grazie.